Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare It's Almost Dry di Pusha T. Metto già le mani davanti perché è un artista che personalmente non conosco così bene. Chiaramente so chi è, qualcosa ogni tanto me l'ascolto, però ecco, non è che poi conosco a memoria la sua discografia. Ho visto che è uscito questo progetto, insomma, questo venerdì, e quindi mi sono detto perché non reactarlo. Sono 12 tracce, ci sono bei feat, ma soprattutto è un'opportunità per conoscerlo un pochino meglio. Partirei subito dalla prima canzone, che è Brambleton, ma prima di farlo, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste e di lasciare subito un mi piace. Mamma mia. Ci posso fottere, assolutamente. Una bella canzone, molto grezza. Lui, vabbè, a rappa, cioè ci va di Cristo, perché è davvero forte, sia a livello dei flow che prende, le rime che chiude, la metrica che segue. Cioè, è veramente forte. Leggevo adesso che Brambleton è una strada in Norfolk, Virginia, dove la madre di Pusha lavorava come una farmacista. Quindi, insomma, diciamo che si riferisce a quello. Però poi anche nel testo ci sono un sacco di citazioni, per esempio "Buying Biggies but was riding on some Tupac shit", che essenzialmente gioca su Biggies, Notorious Big e Tupac, che poi può essere anche una citazione "Riding on some Tupac shit" a "Ambition is a Rider", che è una delle canzoni più famose di Tupac. Comunque, come intro, veramente una bomba, quindi io andrei subito alla seconda, che è "Let the Smoker Shine the Coops". Chanel scarves out the roof, AMGs on auto cruise, the wrist singing auto tune, rich bitches that love the boost. I'm just here to find the truth. Cocaine's Dr. Seuss. Switch. Mamma, che produzione. Chains over the gospel teeth, my protect her fatigue. The triple play we eat for leaps, might buy a bitch a cheap. Altro banger micidiale, davvero on fire. Ma soprattutto qui, che bella produzione l'ha fatta fare il Williams. E devo dire che poi alla fine, insieme alle strofe di Pusha T, c'è un 50-50. La canzone è una hit ed è merito di entrambi alla stessa percentuale, perché veramente ognuno ha fatto il suo e l'ha fatto benissimo. Andrei con la terza canzone, Dreaming of the Past con Kanye West. Ok. Ecco Kanye. Came a minister in my prime, born in a manger, the son of a stranger. When daddy's at home, the family's in danger. Anche questa veramente una hit enorme. La cosa che mi sta piacendo un sacco di questo album sono le produzioni, che sono veramente fatte di Cristo. Per esempio questa l'ha prodotta Kanye West, e partirei proprio dalla sua ultima rima, perché mi ha fatto subito sorridere: "When daddy's not at home, the family's in danger", che chiaramente si riferisce a tutta la sua situazione con Kim Kardashian, la moglie, il divorzio, Pete Davidson, e il fatto anche che, no, che i figli siano su TikTok contro la volontà del padre, che invece lotta per questa cosa. Per il resto usano un sample praticamente per tutta la canzone ed è veramente una hit. Tra l'altro, inizialmente la produzione di questa canzone doveva finire in Donda, e devo dire che anche a livello di vibes effettivamente eravamo lì, però letteralmente Pusha T gli è piaciuto così tanto questo beat che ha pregato per averlo nel suo album. Quindi incredibile anche questa storia, e andrei avanti con la prossima, che ora vi dico il titolo. È Neck and Wrist con Jay-Z e Pharrell Williams. Bring the cameraman back and risk on line.
Bello il mood. Ok. Ehi. Ecco Jay-Z. Boh, a mio avviso questa è un'altra hit assurda. Tra l'altro, da quello che ho visto, è uscita come singolo pre-album, quindi già di regola la si doveva conoscere, ma io non l'avevo mai sentita. Pusha T a rappare, cioè, è veramente troppo forte. Qui Pharrell Williams fa anche un ritornello che mi è piaciuto un casino. E poi c'è anche una strofa di Jay-Z che novità, c'è anche lui a rappare una bestia, quindi davvero una hit. Ancora una volta veramente piena di citazioni, e ve ne prendo una a caso, anche forse l'unica che a primo ascolto ho subito capito: Summertime, Winterfell, I'm the Night King, che chiaramente è una citazione alla serie TV Game of Thrones, dove proprio nell'ultima stagione appunto c'è questo Night King che, vabbè, non intendo spoilerare. Andiamo avanti con la prossima, Just So You Remember. Ok. Change, I know who the chemist is. Flew your bitch to Cuba for the thrill of it, but I ain't go to show you what you should have did. Motion lights around it, meticulous architectural digest my premises. Just so you remember who you dealing with. The purest snow, we selling white privilege. Okay. The needle is sharp, but they ain't shooting insulin. You missing a point, these drums ain't Timberland. Open the boxes like 10 Christmases. Ooh. My folks in the boxes serving life sentences. Boh, allora anche questa è veramente bella, forse in confronto alle altre ha qualcosina in meno, però in realtà neanche troppo, perché alla fine lui nel modo che ha di rappare è troppo liscio e quindi non gli puoi dire un cazzo. In questo caso il ritornello, così come altre parti insomma cantate della canzone, sono prese come sample dalla canzone rock del 1971 intitolata Six Day War di Colonel Bagshot, che chiaramente non ho la minima idea di chi sia. Andrei con la prossima, che è Diet Coke. Imaginary players aiming coach right. Master recipes on the stove light. Everybody get it off the boat right. Missy was our only misdemeanor. My tunnel vision's better under stove lights. Washed and dry, so give me all of my pesos. Added up, who wouldn't be? We became everything you couldn't be. Okay. You order Diet Coke, that's a joke, right? The flow's untouched, the drums is tough. Drive culling in when roads get rough. Crescendo, make your car endo, pitch your car window. Altra hit, davvero poco da dire, e tra l'altro questo è stato il primo singolo con cui poi tutto l'album è stato annunciato, e chiaramente si parla di crack cocaine, perché Pusha T è davvero fissato con questo. La produzione è stata fatta da Kanye West e 88 Keys, e anche da quel punto di vista fino adesso non ho sentito una produzione mid o bruttina di questo album, quindi alla grandissima. Andrei avanti con Rock and Roll. Mamma mia. Only click taking risks, cutting lies, fuck your hits, touch the skies when you rich, who are used to convince all the muse that mamma mia, quando è andato veramente hardo. Ecco Kanye. Mamma mia, Kanye sta on fire. Questa credo che sia la hit della vita, perché veramente mi ha lasciato senza parole. A parte che sul beat troviamo tre bestie, proprio tre bestie di Satana. E oltretutto questa, a quanto pare, almeno per un po' di tempo, sarà l'ultima collaborazione di Kanye West e Kid Cudi. Perché, come insomma è successo nei social qualche settimana, forse addirittura un mesetto fa, i due hanno avuto uno screzio per delle puttanate essenzialmente, perché parliamo veramente di cazzate. Però insomma, a quanto pare, hanno detto che ognuno
ognuno vuole andare per i cazzi suoi e quindi non collaboreranno più insieme. È proprio Kid Cudi, mi sa, che si è espresso in questi giorni, perché chiaramente i fan hanno visto questa canzone e hanno detto: ah, allora non è finita. Hanno detto: no, questa canzone era per l'album di Pusha T, visto che abbiamo rispetto di Pusha T, l'abbiamo fatta uscire, però io con quell'altro essere non c'ho più nulla che fa. Insomma, più o meno è andata così. E quindi mi dispiace un casino, anche perché quando si mettono insieme sono devastanti, e soprattutto questo trio penso che sia completamente complementare, scusate la ripetizione, ma perché Kid Cudi ha fatto il ritornello e tutte un po' le parti musicali ed è stato veramente littissimo. Pusha T, come al solito, basta che piglia un beat qualsiasi e rappa e spacca. E l'ultima parte di Kanye West mi è piaciuta un casino, anche perché a livello di sound non è il Kanye come lo sentiamo di solito, quindi non lo so, mi è veramente piaciuta un sacco sta canzone. Fino adesso sicuramente la canzone dell'album, e infatti vedete, ora proprio sto vedendo il post qui su Twitter in cui "This is the last song you will hear me on with Kanye Scott", vabbè, poi si firma. Quindi è veramente un peccato questo, anche perché probabilmente non vedremo mai più Kid Cudi Ghost 2. E vabbè, andiamo avanti con Call My Bluff. Everything don't need to be addressed. The pull-ups like a FedEx truck. Buffalo shrimp from my Hemas. Coke deals upstairs at the Ramadan. Some niggas play different and involve your mom. Sister, aunt, niece, duct tape them all. Bury drug money from lawn to lawn. Ooh. We learn from the wizards and paparazzi. I can see some niggas round there right now. 1-800, call my bluff. Calling my bluff, gon' answer hello. Service with a smile when I hand out hello. Sometimes I wish my fan base was more like J. Cole's. But dope boys gotta be the man like they know. E anche questa è una hit micidiale, ma soprattutto una cosa che mi ha fatto morire questa canzone, che io sono qui su Genius. Ok, e chiaramente tipo ci sono le descrizioni della canzone. Pusha T ha fatto questa canzone nel 2008, ha chiamato questo film. La descrizione di questa canzone era semplice: "The beat goes hard". E devo dire che ci ha preso in pieno il ragazzo che l'ha scritto, perché la produzione di Pharrell Williams qui è stata veramente assurda. E niente ragazzi, io andrei alla prossima, "The Scrape It Off" con Don Toliver e Lil Uzi Vert. Mamma don, mamma don. Tell me what I gotta do. Up in a bucket coupe, one for me and one for you. Get them picked off Bentley white like cotton. Residential so good, my doors don't got a lock. These niggas faker than a damn proxy. Call my shooter, he said copy. Get that nigga plucked like a boogie. New toys, come boys. 100 carrots on my neck, my boy. You niggas is gorillas, let me check my boy. Say nothing silly, you regret my boy. Thumbs up or the emoji with the flex, my boy. Signori, questa è un'altra hit grande quanto una casa, perché c'è Don Toliver che ormai è un mostro. Quando si tratta di fare questi ritornelli, ha dato già ampie prove in Moon con Kanye West di Donda, ma anche nel suo album. Però ancora di più riesce a far meglio nei featuring, secondo me. Non lo so perché, forse viene valorizzato. Poi, come sempre, c'è Pusha T che è veramente di Cristo. E qui c'è anche, secondo me, uno strofone di Lil Uzi Vert. E in generale, questo trio mi è piaciuto veramente un casino. Andrei avanti con la prossima, che è "Hear Me Clearly". Madonna il beat. Mamma mia. Allora, leggevo che questo è anche il secondo singolo estratto dall'album, e una domanda che vi voglio fare è che qui il featuring è Nigo, però io da quello che so Nigo è tipo un fashion designer, se non sbaglio è proprio il creatore di Bape, ma non vorrei dire una stronzata. Il fatto è questo: non riesco a capire per bene Nigo che ruolo abbia, ma immagino che sia un po' un executive producer. Quindi se qualcuno nei commenti mi spiega meglio la cosa, vi ringrazio, perché io il suo album non l'ho ascoltato, perché sono sempre stato indeciso se reactarlo o meno. Io quando sono indeciso se reactare una cosa o meno, finisce che non l'ascolto mai. Io andrei avanti con la penultima traccia, che è "Open Air". Selling cocaine in the open air. Okay. The boots is there, the notes is there. Out on the balcony, goats and chairs. Be turning on the lights, you roaches. Mamma mia. Why would I do a turkey drive and throw the mayor? Ain't no Tonys in my circles, we sources here. In these 10 crack commandments, I'm Moses. Yeah. Open air, the boat is there. Mamma, le produzioni. Yeah, the
like blocks of government cheese. 700 for the Japanese. Finally made your first million, but what's it to me? He's Le Marie. His car TA, her wrist Van Cleef. Watch you niggas blow it all, just trying to compete. Mamma mia, raga, è veramente troppo forte. Tra l'altro mi sono scordato di dirlo alla precedente canzone, ma lo ribadisco anche in questa, perché anche in questo caso siamo di fronte a una produzione clamorosa, in questo caso fatta da Pharrell Williams, che poi penso che sia stato il main producer di questo album. Tra l'altro, poi, da quello che ho capito, sono così frequenti i riferimenti alla cocaina nella musica di Pusha T, perché lui essenzialmente è cresciuto nel periodo in cui a New York è esploso il crack, e quindi tutti cercavano crack, tutti cercavano cocaina, e lui, diciamo che poi da ragazzo l'ha anche venduta per campare. Quindi niente, questo per esempio io non lo sapevo, perché come ho detto è un artista che non conosco chissà quanto bene. Andiamo avanti con l'outro. I pray for you. Madre di Dio. Mamma, la produzione. Wow, che bella barra questa. New designer drugs and emotions I don't get. Secrets die with me, that's as deep as the abyss. That is no coincidence. But heaven only knows I will dig another ditch. Mamma mia. In a suit and tie, put the ring back on a finger, marry it again. Signori, un outro degna di un lavoro con la L maiuscola, perché è veramente assurda sta canzone, ma un po' come tutto l'album. Parte introduzione al pezzo di Labyrinth, che non so chi sia, che comunque è molto musicale, e poi come al solito c'è lo stile molto rap, molto metrico di Pusha T. E tra l'altro diciamo che lui, ecco, se forse ha un piccolo difetto è che sa fare strofoni, però poi parti musicali come ritornelli eccetera eccetera non le fa. Però è stato furbo, perché per fare quasi tutti i ritornelli dell'album ha chiamato artisti esterni o comunque ha usato dei sample, ed è riuscito in un certo senso a coprire questo piccolo difetto, se lo vogliamo chiamare così. Che ne penso di tutto l'album? Ripeto, un album secondo me assurdo. Io non sono neanche fan di Pusha T, ma credo che lo diventerò. No, a parte gli scherzi, mi è piaciuto veramente un casino. Credo che siano i 12 beat più belli usciti quest'anno tra tutti quelli che sono stati prodotti in America, perché a livello di produzioni secondo me c'è un gap evidente tra queste e quelle, insomma, dei altri album usciti, che magari poi mi sono anche piaciuti. Voi cosa ne pensate dell'album? Cosa ne pensate di Pusha T? Magari se volete consigliarmi qualche piccolo progetto o canzone da recuperare, vi ringrazierei, perché come ho detto prima non è che lo conosco così bene. Insomma, lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito chiaramente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slap.